che ha visto il Milan vincente per 2-0 sulla Lazio, una Lazio che non ha demeritato totalmente, ma che si è trovata di fronte a un Milan in particolare vena, un Milan che dal punto di vista tattico gioca incontri, confronti esemplari, trova sempre spazi e uomini per realizzare. Con l'inizio che è favorevole alla Lazio, se vogliamo, Giordano ha questa girata che va alta sulla traversa di Albertosi, ma viene piuttosto rapidamente, ecco Giordano, vedete, capocannoniere raggiunto, ma viene quasi molto presto il gol del Milan, ecco, è un calcio di punizione per un fallo su Novellino che si è rialzato da terra, e questa volta Maldera, che anche domenica scorsa aveva risolto l'incontro a Bologna sfruttando un calcio di punizione battuto da Novellino, questa volta risolve in prima persona tirando direttamente il calcio da un 18 metri dalla porta di Cacciatori, Cacciatori che è stato autore durante l'incontro di bellissime parate, dicevo, tirando direttamente Maldera e realizzando il gol d'apertura. È il 16° minuto del primo tempo. La barriera è piuttosto folta, sembra quasi che i laziali presentano il pericolo che di solito viene dai tiri di sinistro di Maldera, il terzino goleador. Ecco il tiro ed ecco la 1-0. Giustificati gli abbracci fra i giocatori, il Milan ha potuto sbloccare questa situazione, raddoppierà poi con uno strano gol di Bigon che ci apprestiamo a vedere, c'è una serie di attacchi. Vedete qui intanto che Novellino potrebbe forse toccare a rete un pallone, non arriva in tempo, è il periodo migliore questo del Milan. Intanto seguiamo la rimessa in gioco di Collovati che ha dato a Buriani, si porta sulla destra Buriani, cerca spazio per l'affondo la squadra milanista ed ecco che Antonelli ha il pallone, suo il cross, un paio di incertezze, ecco Bigon che tocca male, inganna completamente Cacciatori, qualche dubbio sulla posizione di Bigon, sta di fatto che il gol è valido, 2-0 per il Milan.